È stato molto tempo fa, più di quanto ora sembra, in un posto che forse nei sogni si rimembra. La storia che voi udire potrete si svolge nel mondo delle feste più liete. Vi sareste chiesti magari da dove nascono le feste? No, 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 fermi tutti un attimo. Lo abbiamo già sentito questo incipit, no? Però effettivamente vi siete mai chiesti da dove nascono le feste? Tutte loro di solito nascono da una lontana storia, o da un mito, oppure ancora da una leggenda. Io effettivamente me lo sono chiesto molte volte in passato. Da dove cavolo nasce il simbolo più famoso e iconico legato alla festa di Halloween? Perché si intagliano le zucche con questi ghigni orripilanti? Beh, adesso lo so e sono qui per raccontarvi la storia. Però dobbiamo tornare indietro nel tempo. Con la nostra fantasia, rechiamoci insieme in un piccolo villaggio situato in Irlanda e andiamo a conoscere il nostro protagonista. Il suo nome è Stingy Jack. Jack era un maniscalco molto abile e bravo nel suo lavoro, ma era un uomo estremamente avido, crudele e molto, molto, ma dico sul serio, molto cattivo, per non parlare di quanto bevesse. Tutti quanti nel villaggio erano caduti vittima di un suo scherzo, per potersi arricchire o così, solo per gioco. Far soffrire o offendere una data persona, che fosse uomo, donna o bambino. Ma una notte la vita di Jack prese una svolta inaspettata. La notte che precede il giorno di ogni santi, Jack, come al solito, si trovava alla locanda del villaggio per bere e ubriacarsi in solitudine, guardando con disprezzo tutti gli uomini presenti, ma quella notte uno strano essere incappucciato, sconosciuto ai più, si sedette al bancone di fianco a Jack. Lui era indifferente nei confronti di quell'uomo, essendo mezzo ubriaco, ma uno strano brivido freddo percosse la sua schiena quando i suoi occhi colsero quelli di quell'uomo. Oh, qualunque cosa esso fosse. Buonasera, Jack. Non mi sono seduto accanto a te involontariamente. Sono venuto qui tra voi mortali per portarti via con me. Io sono il sovrano dell'inferno. Tutti temono i miei molti nomi. Sono qui per la tua anima, Jack. Troppi peccati gravano sulle tue spalle. È ora che tu venga con me nel mio regno, luogo cui la tua anima appartiene da molto, molto tempo. Jack ascoltò il suo interlocutore con fare poco interessato, continuando a rigirarsi nella mano il boccale di birra vuoto. Quando il diavolo finì di parlare, con quella voce rovente come il fuoco, Jack non si scompose. D'accordo. Chi sono io per non obbedire a un re? Ma prima, concedimi un'ultima bevuta in questa vita. Fallo per me. Trasformati in una moneta per pagare la mia ultima birra. E verrò con te senza fare storie, promesso. Il diavolo accontentò Jack con un impercettibile movimento del capo sotto quel cappuccio nero. E in men che non si dica, al posto della figura nera sul bancone, comparve una moneta di bronzo. Jack la prese in mano e se la rigirò nelle dita. Poi l'appoggiò sul bancone di fronte a sé, ma al posto di darla all'oste e chiedere la sua ultima birra, tirò fuori dalla tasca un crocifisso in legno e lo posizionò sulla moneta. Il bancone tremò violentemente. Uno strano vento entrò nella locanda spegnendo tutte le candele.
Il suono era quello di un urlo agghiacciante proveniente dal regno dei defunti. Stolto! Leva questa cosa immediatamente! La tua punizione per questo sarà più orrenda delle torture che ti aspettano! Sì, va bene, ti libererò, ma a una sola condizione. Lasciami in pace. Torna da me tra... 10 anni? Sì, torna da me tra 10 anni, quando sarò vecchio. Sai, io ho ancora molto da vivere. Allora, e solo allora, verrò per davvero con te all'inferno. Senza storie per davvero questa volta. Hai vinto, Fabbro. Così sia. Nell'esatto momento in cui Jack tolse la croce da sopra la moneta, questa svanì di fronte ai suoi occhi, lasciando una scia di fumo nero come la pece. Jack dapprima ghignò, poi scoppiò a ridere, compiacendosi da solo nell'aver vinto contro il diavolo. Passò il resto della notte a bere e ubriacarsi fino a quando il sole sorse. Passarono 10 anni e Jack, ormai vecchio, con le rughe che parevano ragnatele sul suo volto, si trovava sotto un albero di mele a bere, ovviamente, e riposare, quando un'ombra più buia della notte apparve di fronte a lui. Non era per niente sorpreso di vedere l'essere incappucciato di 10 anni prima. Come promesso e pattuito, Jack, sono tornato per portare la tua anima pidocchiosa all'inferno. Vieni con me e basta scherzi. Va bene, sono vecchio e ho vissuto la mia vita. Sarò più che lieto di seguirti. Ma prima, per davvero questa volta, concedimi un ultimo desiderio. Potresti cogliere quella mela in cima all'albero per me? Lassù maturano meglio e sono tenere. Le mie polvere gengive prive di denti riescono solo a masticare quelle più morbide. Così avrò un ricordo dolce nei miei pensieri quando sarò nel tuo regno di fuoco. Il diavolo lo osservò guardingo. Non si fidava dopo l'ultima volta, ma gli disse che lo avrebbe fatto. Si arrampicò in cima all'albero, raggiunse la mela più tenera, ma un brivido percosse il diavolo, paralizzandolo tra i rami. Nel mentre che si arrampicava sull'albero, Jack usò il suo pugnale per incidere nel tronco una croce. In questo modo, ingannò di nuovo il diavolo e stavolta Jack voleva lasciarlo proprio lì. Voleva potersi vantare al villaggio per essere riuscito a battere il diavolo non una, ma ben 2 volte. Tu maledetto rognoso ubriacone! Liberami subito! Oh, mio caro amico, non lo farò. Tu stai lì buono e bravo per l'eternità. Così impari a metterti contro di me, il più astuto degli uomini. L'uomo che ha sconfitto il diavolo con scuse infantili. Certo che sei un credulone. È troppo facile prenderti in giro, signor sovrano degli inferi. Jack, aspetta. Liberami. Togli quella croce dal tronco. E ti risparmierò. Risparmiarmi cosa? Atroci torture? Per andare lo stesso là sotto? No, grazie. Stai pure lì da bravo. No, Jack. Ti risparmierò l'inferno. E la vita è una promessa. Liberami e non mi rivedrai mai più su questa terra. Mi sta bene. D'accordo. A mai più rivederci. Vostra Maestà! Nell'esatto momento in cui Jack rimosse la croce dal tronco,
Il diavolo svanì dietro una nube di zolfo, senza lasciare traccia alcuna. Sono il più astuto degli uomini! L'immortalità e la fama saranno solo mie! Un anno dopo l'episodio dell'albero di mele, Jack il maniscalco morì nel suo letto, solo, addormentandosi per non risvegliarsi più in questo mondo. Nessuno, e dico davvero, nessuno proprio, partecipò al suo funerale. Nessuna lacrima fu versata sul suo corpo morto. Fu seppellito in una fossa comune senza troppe cerimonie. Riaprendo gli occhi in un altro mondo, Jack si trovò davanti al cancello dorato del paradiso. Era più che convinto di poter entrare, e l'immensità della vita immortale promessa lo avrebbe sommerso accogliendolo. Ma i cancelli non si aprirono. Tu non avrai mai accesso in paradiso, stolto peccatore. Questo cancello mai si aprirà per te, avido fabbro, portatore di sofferenza. Vai giù nel regno di fuoco a cui appartieni e non sporcare la purezza del paradiso con la tua anima indegna. Jack, con uno sguardo di odio negli occhi, calciò il cancello dorato per dirigersi giù, sempre più giù, fino alle porte dell'inferno, dove il diavolo era lì, in tutto il suo grottesco aspetto, non più coperto da un mantello e un cappuccio nero. Jack, fabbro taccagno e spilorcio, non ricordi la promessa di un anno fa? Come osi presentarti davanti alle porte del mio regno, quando ti dissi che ti avrei risparmiato l'inferno? Qui non c'è più posto per te. Sei esiliato a vagare sulla terra senza mai trovare pace per l'eternità. Ma prima, permettimi di farti un dono. Da quel giorno, lo spirito di Jack vaga sulla terra in cerca di una dimora da occupare. State in guardia! Il suo animo avido e malvagio persiste. Se entra in casa vostra, saranno guai! Come riconoscerlo? Lo si vede girare per i vicoli durante la notte di Halloween. Un vecchio dal volto spaventoso zoppica, tenendo in mano una lanterna, una rapa intagliata per accogliere la fiamma dell'inferno più profondo, donatagli dal diavolo prima di cacciarlo via dal suo regno. Come scacciarlo? Il modo più efficace per tenerlo lontano dalle vostre case è il seguente. Prendete un tubero qualsiasi, una grossa rapa, una patata appena estratta dalla terra o una grossa zucca polposa. Intagliate una faccia orripilante, come quella di Jack, e mettete al suo interno una candela. Mettete la vostra lanterna davanti alla porta di casa vostra. In questo modo, Jack O'Lantern non si avvicinerà. Ditemi, conoscevate la sua storia? Se non lo sapevate, ora sì. Mettete like al video e condividete per spargere cultura nel mondo, che serve sempre. Vi auguro un buon Halloween. Ci rivediamo presto con un nuovo video. A meno che Jack O'Lantern sia riuscito a entrare in casa vostra.